Aveva chiesto di intervenire? Sì, Presidente. Quando il governo chiede di poter essere ascoltato, deve essere ascoltato, dopo darò la parola. Così dice la Costituzione. Presidente, la ringrazio innanzitutto per avermi dato la parola. Volevo fare un attimo di chiarezza in merito all'articolo 25, approfittarne di questa seconda lettura in Senato per chiarire alcune cose. Non c'è nessun potenziamento di condoni, ma c'è semplicemente una valutazione preferenziale in termini di tempistica, con attività veloci, per esclusivamente, qui tengo a precisarlo, esclusivamente gli edifici danneggiati dal sisma. Ho qui alcuni dati che vorrei leggervi, perché è bene che tutti sappiano di che numeri e di che cosa stiamo parlando, prima di parlare di condoni e di condoni tombali. Stiamo parlando, per il comune di Lacquameno, ho i numeri che mi sono appena pervenuti certificati, ci sono 1910 domande di condono, dei tre condoni, 85, 94 e 2003, ripeto, 1910. Di queste domande, quante sono quelle del 2003, cioè quelle che secondo chi obietta rispetto al contenuto di questa legge avrebbe una corsia preferenziale con una deroga? Sono 368, sono il 20%. Vi chiedo di ascoltarmi fino in fondo, se avete questa correttezza. Io vi ho ascoltato in silenzio come tutti gli altri. Sono il 20% del totale. Quanti sono gli immobili danneggiati dal sisma nel comune di Lacquameno? Sono 400 totali. 400 immobili. Di questi 400 immobili, tra questi 400 immobili ci sono scuole, chiese, attività turistico-ricettive, commerciali e studi professionali. Quindi 400 comprensivi di scuole e chiese. Ora, se la matematica non è un'opinione, è anche la statistica, se il 20% delle domande sono del 2003, posso immaginare che le domande di condono di edifici danneggiati dal sisma relative al 2003 nel comune di Lacquameno sono 80, compreso scuole e chiese. 80. Questi sono i numeri. Quindi questa è una... Lasciate parlare il governo. Questo è un percorso obbligatorio per poter definire le procedure di contributi per la ricostruzione, ove spettanti, tengo a precisare, è necessario, è obbligatorio definire quelle domande di condono che aspettano da 33 anni. Vorrei aggiungo, perché anche se c'è confusione, so che da casa ci ascoltano e quindi possono avere almeno un po' di verità rispetto alle tante falsità che sono state dette in questi giorni. L'articolo... Senatore Lau, senatore Falone, basta. L'articolo 33 della legge 4785, l'articolo 33 della legge 4785, non 2003, dice che non potranno essere sanati in alcun modo immobili ubicati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta. E questo già vi dà un'ulteriore garanzia. Aggiungo un altro elemento. Prima di procedere alla ricostruzione, come sapete, è stato nominato un commissario straordinario, che non è un'autorità politica, quindi possono farsi le critiche alle istituzioni che hanno ritardato 33 anni per definire le domande di condono presentate a suo tempo. Ma
Il commissario straordinario, d'intesa con la Protezione Civile, ha già avviato l'attività di valutazione per la microzonazione sismica e quindi sarà effettuato un piano di delocalizzazione perché le eventuali ricostruzioni, ove spettanti, ove aventi diritto alla ricostruzione e alla contribuzione, avvengano comunque in sicurezza. Alla fine di tutto questo noi avremo 1000 case sicure a Ischia. Forse dovremmo dire questo ai cittadini. Di quelle situazioni condonate, finalmente 1000 abitazioni saranno antisismiche, saranno tolte da situazioni di rischio idrogeologico e saranno delocalizzate ai fini della tutela paesaggistica. Questo è la verità, questo è ciò che accadrà. E il governo, al termine dei 6 mesi, riferirà al Parlamento sullo stato dell'arte. Senatore Errani, prego. Senatrice, senatore Marcucci, il capogruppo, anche con le mani giunte si fa cogliere. Senatore Errani. Senatore Laus, la richiamo all'ordine, e anche quello che le sta dietro, ma lì no, dispero nel fatto di... Senatrice, è invidiosa dei colleghi. Prego, senatore Rani.